Renata Tebaldi torna a Busseto, torna nella sua terra, parmigiana e verdiana. Renata Tebaldi, parmigiana quasi del Sasso, e perché no, bussetana e verdiana per meritata conquista. Ricordate l'estate del 1973? La nostra piazza immensa, ad applaudirla per il conferimento del secondo Verdi d'Oro città di Busseto. C'era la Scala, c'era il maestro Gandolfi con il suo magnifico coro. Questa sera il suo ritorno ci riempie di gioia e su Renata Tebaldi non aggiungo più nulla, non occorre. È nell'ammirazione e nell'affetto di tutti, non una parola di più. Nel concerto di questa sera l'accompagna il maestro Edoardo Müller, collaboratore pianistico e direttore d'orchestra del Teatro alla Scala e più volte rappresentante del teatro stesso al concorso internazionale per voci verdiane di Busseto. È quindi un ospite graditissimo il maestro Müller che ritorna a Busseto ed è l'abituale accompagnatore della signorina Tebaldi nei concerti che il grande soprano ha tenuto negli ultimi tempi. Invito Renata Tebaldi qui sul palcoscenico. Brani del concerto sono i seguenti: Sarti, Lungi dal caro bene, Scarlatti, Se Florindo è fedele, Gluck, O del mio dolce ardor. Thank you.
tante canzoni antiche, perché mi hanno detto che molti non hanno programma. Allora, almeno sapete cosa fare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Preziosa
Thank you.
Ami sempre come mi baciavi. La prima volta che io ti strinsi a thank you.
di Stauno e Adini Bergonzi.
Tenervi ancora un attimo soltanto. Amici di Verdi, Arenata di Ballo. E socio onorario degli Amici di Verdi, il professor Albert Sebi. E al maestro Edoardo Müller. Thank you.